Buongiorno, io sono Chiara e frequento la terza al liceo scientifico di Merate, l'Agnesi, e sto facendo una settimana di alternanza qua all'Osservatorio di Merate in cui faccio delle interviste alle ragazze giovanissime che appunto lavorano in questa sede. E oggi mi trovo con Chiara e la prima domanda che volevo farti è come mai hai scelto proprio il campo dell'astronomia? Allora, ho scelto il campo dell'astronomia perché in quarta superiore sono andata all'Osservatorio di San Bartolomé in Val d'Aosta e mi sono innamorata delle stelle, è stata pura casualità. E io ho studiato fisica a Genova e dopodiché volevo provare a seguire questo mio sogno e mi sono ritrovata casualmente all'Osservatorio di Merate. E invece adesso che cosa stai facendo? Adesso sto facendo una via di mezzo tra fisica e astrofisica, nel senso che studio neutrini di altissime energie che provengono da non si sa dove, si pensa sorgenti astrofisiche. Quindi io studio modelli di blazar, che sono dei particolari oggetti molto energetici che ci puntano contro, da cui forse siamo in grado di dire che arrivano questi neutrini di altissime energie. Che vediamo, Quindi c'è una cosa incerta. appunto. È una cosa molto incerta, esatto. E invece per il tuo futuro hai qualche progetto in mente? Il mio futuro anche quello è molto incerto. Sicuramente starò ancora qua qualche anno a finire questi progetti. E poi, vabbè, mi piacerebbe forse tornare a Genova e magari appunto aprire un gruppo di astrofisica all'Università di Genova. Grazie mille. Prego.